ufficialmente autunno e per me è ufficialmente tempo di zuppe, uno dei miei piatti preferiti in assoluto, infatti d'inverno ne mangio veramente tante. Sano, quindi non potete assolutamente rimproverarmi per le calorie o per i grassi. E in questo caso appunto l'ho fatta con la zucca, con i ceci secchi e con l'orzo. Chiaramente si può variare in mille modi, questa è solo un'idea. Ma a me è piaciuta veramente tantissimo. Non so se magari potrebbe essere un'idea continuare su questo filone delle ricette salate anche piuttosto sane e salutari. Magari vediamo di aprire una sezione dedicata, insomma, boh, un'idea. E come sempre vi aspetto su tutti i social, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, trovate tutto quanto nell'info box, iscrivetevi al canale se vi va, fatemi sapere se questa ricetta vi piace, se avete altri suggerimenti, se vi piacciono le zuppe, come vi piacciono e niente, un bacione e alla prossima! Ingredienti per una persona: 60 g di ceci secchi, 30 g di orzo perlato, zucca quanto basta, una carota, una costa di sedano, mezzo cipolla, olio extravergine di oliva, pepe e un dado di brodo vegetale senza glutammato e preferibilmente biologico. Allora, ho messo nella pentola a pressione una costa di sedano tagliata a pezzettini. Mi raccomando, metteteci anche la cipolla. Io purtroppo mi sono accorta di non averla, ma la adoro. E ne mettete la quantità che preferite. A me piace tanto, quindi ne metto tanta. Poi aggiungo i ceci. Questi erano ceci secchi che ho lasciato a mollo nell'acqua per una notte intera. E aggiungo anche la zucca, questa qui come vedete è congelata, però in realtà è una zucca fresca perché io l'ho comprata, l'ho pulita, lavata, tagliata a pezzettini e messa nel freezer. In questo modo si mantiene perfettamente e poi la utilizzo come appunto se fosse fresca appena comprata. E la metto appunto insieme ai ceci. Poi aggiungo un dado biologico senza glutammato. E l'acqua fino a coprire per bene i ceci. Ora questa zucca cerco di staccare tutti i pezzettini così si disporrà in tutta la pentola. Non aggiungo l'olio a questo punto e neanche il pepe perché lo aggiungo a fine cottura, quindi a crudo. Ecco qui, come vedete non ho fatto soffritti, anche se avessi avuto la cipolla non l'avrei fatto, perché manteniamo proprio questa zuppa sana, il più possibile sana e salutare. Ora chiudo il coperchio, chiudo la pentola a pressione, la metto sul fuoco, a fuoco medio, con la valvola rivolta verso il muro, questa è la regola della pentola a pressione, e nel momento in cui fischia la lascio andare per 20 minuti, conto dall'orologio 20 minuti dal momento in cui fischia. Sono passati 20 minuti, ho spento il gas sotto la pentola a pressione, adesso lascio che smetta di sfiatare in questo modo, dopodiché appena sarà ferma, silenziosa, tirerò sulla valvola per far uscire tutta la pressione che c'è all'interno. Se i ceci dovessero risultare ancora troppo al dente, richiudo la pentola e lascio andare altri 5 minuti. Ok, la pentola non manda più fuori il vapore, quindi ora faccio uscire la pressione. Allora, i ceci sono cotti perfettamente, quindi sono belli morbidi, però sempre al dente, non spappolati. La zucca invece si è bella sciolta, e appunto la vedete tutta qui arancione. Se per caso volete mantenere la zucca più compatta, invece che metterla all'inizio della cottura, la mettete ora, perché io adesso aggiungo alla minestra aggiungo un pochino d'acqua perché si è un po' ristretta, quindi va benissimo così, e aggiungo anche l'orzo che ho prima fatto sciacquato. Se appunto volete che la zucca rimanga più compatta, la aggiungete in questo momento, così cuocerà molto, molto di meno. A questo punto richiudo la pentola, la rimetto sul fuoco e lascio cucinare dal momento in cui la pentola fischia altri 10 minuti.
La minestra è pronta, bella fumante, ora aggiungo solo un po' di pepe macinato sul momento, questo è un pepe misto nero, bianco e rosso, e un goccino di olio extravergine d'oliva a crudo. Se preferite, invece che mettere l'orzo, potete tranquillamente anche utilizzare della pastina oppure del farro, oppure non mettere niente, aggiungere solo magari dei crostini di pane o lasciarla appunto solo di legumi e verdure. Io mangio, buon appetito!